Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa simpaticissima sciarpa che io ho deciso di chiamare Sciarpa Bosco Incantato e che vi dico già fa parte della nostra rubrica Progetti Facili e Veloci, in quanto l'ho realizzato in veramente in pochissimo tempo. Ho impiegato circa 4 ore e per poterla realizzare io ho utilizzato due filati che sono il Picasso e il Bretone Color, scusate, questo al contrario, della Mistrico Filati. Io ho scelto di unire insieme due colori del verde, ma voi potete sbizzarrirvi a fare altri tipi di unioni, perché di entrambi i colori c'è il colore del blu, c'è il colore del lilla, c'è il colore del grigio, quindi vi potete sbizzarrire a fare la sciarpa nei colori che più vi piacciono. Io ho optato per questi due verdi e vi ricordo che il Picasso è da 150 grammi, il Bretone è da 100 grammi. In descrizione vi lascerò il link al sito Uncentando con i filati, dove vi dico anche che in questi giorni c'è la promozione Black Weekend, ossia da venerdì notte fino a sabato, no, fino a domenica notte, fino a domenica mezzanotte. Ci sono degli sconti su moltissimi degli articoli che vedete sul sito, tra cui anche il Bretone e il Picasso. Io ho utilizzato un gomitolo di entrambi i filati lavorando con i ferri del numero 8. Ho montato 22 maglie e ogni due giri sono andata a cambiare colore in modo da creare queste strisce orizzontali. Un'altra cosa che vi devo dire è che il Picasso io l'ho lavorato del tutto, la sciarpa mi è venuta lunga 135 cm. E se voi volete la sciarpa più larga, più lunga, vi dico di andare a comprare sicuramente due gomitoli di entrambi i filati, perché con il bretone che mi ha avanzato io ho fatto questi bellissimi frange che vedete sotto, ma soprattutto il pompon che vedete qui, che mi ha permesso di bloccare la sciarpa. Infatti questa sciarpa va infilata come un scaldacollo, quindi si leva e si infila e non si scioglie, perché non si slega, scusatemi, perché il pompon è fissato e io naturalmente nel video vi faccio vedere come, perché volevo qualcosa di sfizioso, non volevo stare una continuazione ad aggiustarmi la sciarpa e quindi ho deciso di bloccarla, realizzando quindi una sorta di scaldacollo che mi tiene il collo bello coperto dietro, ma anche qui davanti c'è questo pompon sfizioso. È proprio una sciarpa che urla Natale, urla inverno, e io la trovo adorabile. E naturalmente voi con la tonalità del blu, con la tonalità del grigio, potete rendere ancora più marcata questo richiamo all'inverno, quindi al Natale. Detto ciò, spero che anche questa creazione semplice, veloce, ma simpatica vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Speruzzare. E se avete acquistato il filato presso il sito Uncentando con i filati o presso la merceria Coletti, potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Uncentando con i filati, e anche con il mio account Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra sciarpa, io ho deciso di utilizzare due filati lavorandoli insieme, che sono il filato del Picasso e del Bretone, e entrambi della Mistrico Filati. Voglio una sciarpa stretta, quindi non troppo larga, e lavorerò alternando questi due colori con i ferri del numero 8, a cui ho montato 26 maglie. Naturalmente, voi potete decidere con quante maglie iniziare, potete iniziare con 30, 32, 36, a seconda di quanto la volete larga. Io, come vi ho detto, non la voglio molto larga, quindi andare a lavorare 26 maglie mi va più che bene, però voi potete aumentare quanto volete. La lavorazione è semplicissima, perché andremo a lavorare sempre tutte le andremo a lavorare maglia a diritto e maglia a rovescio, quindi le classiche lavorazioni della maglia rasata. Solo che io ogni due giro, quindi farò un giro con andata e un giro con ritorno, e poi di nuovo il primo giro cambierò un filo, quindi alternerò i due colori, quindi in modo tale che ogni due giri io andrò a cambiare il colore, quindi non farò nient'altro che lavorare, e vi faccio vedere quindi il primo giro tutto a diritto in questa maniera. Quindi primo giro andiamo a lavorare tutte le nostre maglie a diritto. E continuo così quindi per tutto il mio primo ferro. Ho terminato tutto il primo ferro lavorando a diritto, quindi andrò a lavorare il secondo ferro tutto a rovescio. Quindi lavorerò la prima maglia a rovescio, seconda maglia di nuovo a rovescio, terza maglia a rovescio. Quindi andrò a lavorare tutte
tutte le maglie alte al rovescio, e questi sono, come vi ho detto, i due giri che andrò sempre a fare, solo che ogni due giri io cambierò colore. Quindi adesso ho iniziato col bretone, finito questo giro ricomincerò a lavorare con il diritto lavorando con questo colore, e lavorerò il ferro diritto e il ferro al rovescio con questo colore e poi di nuovo con quest'altro. Quindi alternerò questi due giri, una lavorazione molto semplice. Come sapete, quando sfrutto due filati diversi tra di loro, preferisco andare su una lavorazione semplice, ma che dia risalto alla lavorazione, e scusatemi, al filato. Ecco qui, vedete, questa è la lavorazione così come sta avvenendo. Io sto alternando i due giri, vedete, si nota, due giri sono con il bretone e due giri invece sono col Picasso, e vedete, sto continuando così per tutta la lavorazione, e naturalmente io non spezzo il filo ma me lo tiro. Adesso vi faccio vedere, non si nota, ma vedete qui io ho il filo per cambiare colore, in modo tale da non andare a spezzare il filo, ma basta tirarsi un po' il filo nuovo che dobbiamo andare a lavorare e tornare a lavorare normalmente. Quindi vedete, si vedrà questa qui, quindi uguale a questo qui, alla fine non si nota per niente che qui c'è il cambio filo, proprio perché stiamo alternando ogni due giri, quindi non si nota proprio. Benissimo, io continuo a lavorare, alla fine vi dirò quanto mi è venuta larga e quanto mi è venuta lunga la mia sciarpa. Ho terminato la lavorazione della mia sciarpa utilizzando i due gomitoli e mi è venuta larga 22 cm, lunga 135 cm. Il gomitolo Picasso l'ho terminato del tutto, mentre del gomitolo bretone me ne è avanzata un po', e io adesso sotto ho intenzione di fare delle frange in modo tale. Allora, io ho terminato la mia sciarpa, il gomitolo Picasso l'ho finito del tutto, mi è avanzato un po' del bretone, e la sciarpa mi è venuta larga 22 cm, lunga 135 cm, e per me va benissimo. Adesso con il bretone che mi è avanzato andrò a fare delle piccole frange sotto entrambi i lati della sciarpa piccola, dei lati più corti, quindi dove ho iniziato e dove ho terminato la lavorazione, andrò a fare delle piccole frange. Ho messo, come potete vedere, le mie frange alla sciarpa, sia da questo lato che da quest'altro lato. Non le ho fatte lunghissime, le ho fatte un po' corte, e adesso andiamo a completare finalmente la nostra sciarpa. E io ho fatto in questa maniera, sono andata a creare anche un pompon, vedete, eccolo qui, mi sono messa la sciarpa, aspettate, ho incrociato i due fili sul davanti, e con il pompon il filo l'ho avvolto prendendo i due fili, vedete, le due strisce della sciarpa, in modo tale da avere in realtà uno scaldacollo, però con le codine che scendono tipo a sciarpa. E adesso andrò a fermare il mio pompon, tipo come se avessimo un bottone. Quindi andrò a fermare il mio pompon, quindi vedete, ho fatto girare il filo attorno alle mie strisce della sciarpa, e adesso farò un nodo per fermare il mio pompon qui sul davanti, e solo a questo punto la mia sciarpa sarà terminata.